Qual è l'approccio che si ha tra investitori immobiliari? Cerco di spiegarmi un po' meglio. Allora, quando si è all'inizio dell'attività di investitore immobiliare, si tende a seguire quelle che sono le indicazioni, le orme degli investitori già magari avanzati o professionisti per imparare da loro. Ma poi, quando questo passa, quando si diventa investitori immobiliari, si tende a pensare all'investitore professionista come un concorrente. E parzialmente questo è corretto, ma ti posso dire che ci sono delle modalità che ti permettono di sfruttare molto meglio il rapporto con un altro investitore immobiliare professionista, laddove tu inizi a diventare un professionista in questo settore. Quindi quello che voglio dirti è questo: se tu consideri un competitor l'investitore immobiliare che lavora sul tuo territorio, probabilmente non farai altro che andarti a scontrare con lui. Se invece tu lo consideri un partner, come io spesso faccio, ti accorgerai che ci sono delle situazioni, delle sinergie che possono nascere a beneficio di entrambi. Considerando partner gli investitori sul tuo territorio, potrai far nascere delle sinergie, sinergie del tipo tu hai trovato un immobile, magari non hai la copertura finanziaria perché sei esposto su altre operazioni e cedi l'operazione, magari o a titolo, diciamo, amichevole, per un favore che ti potrà essere contraccambiato in futuro, oppure la puoi cedere sotto un aspetto economico, quindi lui ti darà una parte e tu gli girerai l'operazione. Questo è molto utile perché spesso ci si trova ad avere difficoltà nel gestire le operazioni. In altri casi potresti sviluppare una partnership proprio per fare insieme un'operazione, perché magari uno ha un determinato tipo di competenze, l'altro ha altre competenze, insieme, mettendo insieme le competenze, mettendo insieme anche i denari, si possono svolgere operazioni insieme. Quindi il mio suggerimento è questo, quello di considerare gli investitori sul territorio come dei partner e non come dei competitor.